Gerardo fa il rotolo. È troppo buono come lo fa lui. Ah, ma io non l'hanno visto il tatuaggio. Ecco lo tatuaggio che ha fatto sabato. Devi finirlo qua, l'ha detto nero, tipo faccia. Bene. Vabbè, sì. Che pensi tu? Lì è il pasticcere lievitato. Vediamo la vedere Alice. Ah! Alice, giù! Alice! Alice! Qua, sulla sedia tua. Andiamo a fare colazione, dai. Che cosa? Che cosa? Allora aspetta. Io ho i capelli, che dire, indefinibili, e ora vado a pulire le scale poiché una volta al mese noi inquilini ci, come si dice, ci alterniamo per pulire le scale. Ciao. Qua, mamma. Dico l'acqua del fondo mio, petrolio, per carità. Allora, sai che è proprio buona sta macchinetta, poi col caffè alla pazza, fa pure la schiumetta. Bruttona, bruttona, io lo faccio lungo perché tanto poi lo dividiamo per le tazze. Cioè qua c'è un vento pazzesco. Eccolo il rotolo di Jerry. Buono. Lui a fede finito sbatte. Lui segue la ricetta di giallo zafferano. Mi viene proprio buono. Guardate come viene bello pure con la schiumetta. Mamma mio! Non è tu. Sì, è quasi pronto come latte. Vediamo se è pronto. Si chiama latte. Ma come si chiama? Si chiama latte. Ecco qui. Ah, di caffè. Sì, sì. Ecco qui. No, non c'è il caffè. C'è il caffè. Stanno partendo perché... io tutto il gelato di torta è nuova perché papà gli ha comprato la macchina del gelato, sì. E quindi ora la stiamo facendo. Ora qui abbiamo messo i confettini, lasciali qui, e ora vediamo come funziona questo attrezzo strano. Ci credete che io sto impazzendo? Vabbè, non lo so raga, c'è proprio, mi si doveva montare la panna, dice Donnie, una cremina, ma qua è tutto liquido, io non ci riesco. Poi ci ho aggiunto un po' di fragole mixate e niente, mi dice che deve stare a riposo, ma secondo me non mi va. Non capisco. A me sta cremina non mi piace, vabbè, mo la metto, deve riposare 30-40 minuti e amen. Oggi sono di pulizia. Ho pulito tutto il divano. E fa schifo lo stesso, cioè mai più il divano bianco. Poi a me mi fa schifo il divano sporco, però non lo so, sto a cercare il latte. C'ho un latte da piccola da Alice, no? E in genere ce lo pulivo, però non lo trovo più. Mo ho fatto sgrassatore di Marsiglia, ma niente. Allora qui Alice guarda i cartoni. Io poi mi sono spolverata tutto. E niente. Vado a fare una bella doccia. Qui, camera da lì, ci ho sistemato un po'. Cioè, io sto ancora in queste condizioni, vi rendete conto? Mi devo fare la doccia. Poi mi trucco, devo far bagno Alice. Manco ho mangiato perché ho fatto colazione tardi, quindi va bene così, dopo mi faccio la doccia. La merenda e dopo... E niente.
latte, quindi c'è un cesso, la domenica un cesso. Ciao. Hai fatto il bagnetto? Sì. No! Con le ranne? Sì. Ah, la doccia, perché lei è grande. Sì. No, non fa più il bagnetto Alice, fa la doccia. Alice sembra un bruco. Un bruco che sta per diventare farfalla nel bocciolo. Alice, fagli vedere Alice come sei bella. Che bello questo completo. Mettiti i calzini, dai. Metti. No, bianchi non ci sono. No. Tanto sono per casa, però. Sì, mettiti questi col merletto, dai. Allora, abbiamo messo questo in freezer. Questo con la colla di pesce ovviamente si è... budino, vabbè. Ora bisogna mettere il ghiaccio qua dentro, ma quanto? Nel frattempo 100 grammi di sale grosso. Chiedono di riempire il barattolo del freezer e di riempirlo completamente di cubetti di ghiaccio. È cascato qua? Sì, lo so. Vai, gira però. Vai, forte, con la mano bene. Aspetta che ne metto un altro pochino. E vai. Che schifo, sembra vomito dei cani lì. Vai, gira. Ah, ho capito perché quello lo fredda, capito? Vai, gira. Vai. Giro. Mentre giri la manopola, fai attenzione che lo scivolo non tocchi il barattolino. No. Oh, il nostro gelato è uscito. Dai, mangia un po', assaggialo. Beh, questo era il primo, dai. Buono. Mamma mia. Cioè, praticamente, a parte che secondo me ci ho messo troppa colla di pesce, però questo girando, e poi sta tutto dentro, mo. Per carità, vabbè. No, è carino, è carino. Comprare la macchina del gelato vera non è male, eh? Perché praticamente qui dentro ci si mette il ghiaccio, così lo raffredda. Però dai. Allora, mi sto truccando e ora mi definisco le sopracciglia con questa matita che mi ha dato appunto l'estetista che me l'ha sistemata. È della Nabla e ha sia lo scovolino che dall'altra parte la matita. E quindi ecco, speriamo di riuscire a definirle un pochino. Allora, mi sono truccata, mi sono fatta i capelli e ho più o meno impiegato per le sopracciglia 20 minuti, non ci riesco, raga. Cioè, non è come me l'aveva disegnata lei. Che pizza. Io proprio col make up non gliela posso fare, non sono proprio in grado. Vabbè, comunque, a parte questo, niente. Ora vado a fare il video per lo spannolinamento, poi usciamo che devo prendere l'antipastino per stasera, che verrà accompagnato dal buonissimo pane di Jerry. Eccoci, noi siamo pronte. Stiamo andando a fare un po' di spesa e poi andiamo a votare per il referendum. Che cosa? Io non voglio la spesa. Perché? Perché no? Ma che ti stai portando? Quando? Tu ce l'hai. Oh. Andiamo, dai. Mamma, i pasticcini no. Raccogli questo. Oh, raccogli questo. Raccogli tutto. Metti apposta lì. Comunque, quando tu ce l'hai là... Allora, sono andata a votare, tutto a posto e niente, quello mi ha fatto pure la battuta con la carta d'identità, perché qua ero tutta bionda, no? Mi fa, no, ma questa non sei tu? E ho detto, no, ho avuto un attimo un cambiamento di capello e niente, sono rimasta un po' così perché ho votato con la matita. Infatti io l'ho chiesto, ho detto, ma ora si vota con la matita? E fa, sì, perché queste sono delle matite speciali, vabbè. E niente, va bene, io insomma ho dato il mio contributo per la salvaguardia dell'ambiente, anche se su questa, mi stavo vedendo appunto prima un video di Crozza che
che diceva che per poi votare a questo referendum sta per prendere la laurea in geologia, no? Perché insomma tutti articoli, Renzi che dice no, non andate a votare, referendum bufala, vabbè, comunque niente. Io per non sapere né leggere né scrivere ho votato. Ecco il nostro fantastico panorama vicino a casa. Sto preparando la tavola. Questo è formaggio, questa è ricotta con miele e noci, buonissima. E questo è l'antipasto, cioè il crudo, bocconcino di mozzarella, mortadella, salsiccetta di norcia, olive, bresaola, questo è il Philadelphia alle erbe, e melanzane e peperoni. Voilà. Oh, finisco a mettere i bicchieri, eccetera eccetera, e tra un po' vengono le mie amiche. Ecco, ho finito la tavola, ora ve la faccio vedere. Guardate un po', guardate che carini. Questo è il pane di Gerardo, buono. L'ho messi nei cestini del pane, appunto. Certi ristoranti lo usano così, mi piaceva. Ma sai lì a chi assomigli questo vestitino? A Sailor Moon. Sei arrabbiata? Ti sei fatta male? Mannaggia i pesci rossi. Eccola la mia amica. Fai vedere le torte. Sì, lo fai tu. Ok. No, questa allora, è sua favorita. Allora, questa è la torta di carote con torta. Sì, con torta. Con carote e groviera. Buona. E questa qui è la crostata di pancetta e groviera. E groviera. Perché io con la luce, per carino. Wow! Non fa schifo la forma, però vabbè dai. Perché io ho regalato un libro, ora ve lo faccio vedere. Ho regalato questo qui, che lei fa tutte queste torte rustiche. E sono proprio carine, ci sta di tutto. E lei trova ispirazione qua. Me l'ho fatto, me lo sono fatto portare perché per la festa di Alessia. Ma che scrivi il nome come le elementari sui libri? Mica sei in biblioteca. E quindi voglio vedere qualche ricetta per la festa di Gerry. Eccoli. Allora, invece la mia amica Chiaretta. Voi dovete sapere che con loro due siamo amiche da 15 anni, cioè quindi un'amicizia, non ci vediamo quasi mai, ci sentiamo, però quando... Io sono stata la prima persona che ha parlato con Giulia quando è arrivata a Paola. Alle medie andavo. L'hanno messa vicino al mio banco perché... La logorroica, perché lei è logorroica. Sì. E invece loro due erano vicine di casa, quindi poi io... facendo amicizia con lei mi sono anche attaccata a lei. E niente, allora lei ha fatto Chiaretta il riso nero con salmone, olive nere e rughetta. Molto e buono. Feta. E feta, ah, che stai sbriciolando sopra. Buono. C'è il distillato di pistacchio dentro, che è un po' verde. Ma tu lo vedi verde? Adesso c'è la luce. Ma tu le ha messe tutte? Sì. Ah, pure questi qui dei Frozen? Sì. Allora, che c'è? Questo come si chiama? Unicorno. Unicorno. Lei? Anna. Lui? Lulu. Lulu. Lei? Ezza. Ezza. Poi che abbiamo qua sotto? Questa chi è? Totti. E questa chi è? A palla. No, tu sei a? Dice. Ma dice, sai che sembra che c'hai gli occhi verdi? Sì. E quindi noi vi auguriamo buona notte.